quel che si dovrebbe più fare, col sorriso sulle labbra e la purezza dei bambini, accompagnati da educatori e maestri che insegnino a tifare per la propria squadra e non contro gli avversari. È quello che fa la scuola di tifo promossa dalla provincia di Treviso, in collaborazione con Treviso Calcio, Benetton Basket e Rugby, Sisley Volley e ora anche la Spes Conegliano, che milita in Serie 1 femminile di pallavolo. I draghi ora arrivano anche qui. Una scuola di tifo corretto che trova nei draghi, partendo da Treviso e nelle scuole che hanno già partecipato a questo progetto, una crescita di anno in anno e quindi un avvio corretto al tifo nei palazzetti, negli impianti sportivi, nel rispetto dell'avversario, tifare per e non tifare contro. Imparare a tifare dunque, ma anche a fare attività sportiva partendo dal gioco, come tutti quelli organizzati a squadre su tutto il parquet del nuovo palazzetto di Conegliano, coinvolgendo le scuole del circondario. Un momento che segna la conclusione di un percorso che ha visto coinvolte tutte le scuole elementari di Conegliano e di San Pietro di Feletto in quello che è la squadra per eccellenza di Conegliano per i risultati che sta ottenendo, che è la Volley Spes, la nostra squadra di pallavolo femminile che è in A1 e che è il motore trainante di questa giornata. Le atlete di Serie A sono a diretto contatto con i bambini. Le stesse atlete della Spes si sono messe a disposizione per aiutare i bambini a fare un po' di attività prima di esibirsi davanti a tutto il giovanissimo pubblico. Una mattina di scuola un po' diversa dal solito, ma l'impressione stavolta è che tutti siano stati attenti e abbiano imparato subito la lezione.